Si è conclusa con il concerto di Marco Zurzolo e Francesco Nastro l'edizione 2023 del Pomigliano Jazz Festival, in scena a tre case sull'antica strada Matrone, uno dei più suggestivi percorsi del Parco Nazionale del Vesuvio. Prima la risalita, con l'arrivo al tramonto sul luogo dove è stato allestito per l'occasione il palco su cui si sono esibiti i due musicisti. Un appuntamento di grande valore, come sottolineano le parole del presidente dell'ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca. Una giornata questa importante perché con la musica, l'arte e la cultura si valorizzano quelle che sono le potenzialità enormi del nostro Vesuvio, la bellezza paesaggistica, la straordinarietà del sito naturalistico. Proprio i dati di stamattina del Ministero del Turismo portano il Vesuvio quale sito più tra i più cliccati al mondo, tra i più visitati al mondo. Alleria, il progetto di Francesco Nastro e Marco Zurzolo ha radici profonde che vanno indietro nel passato dei due musicisti. Ecco come ce l'hanno raccontato. Una cosa che avevamo sempre un po' messo in mezzo, però finalmente quest'anno siamo riusciti a produrla. Si parte e non si sa dove andiamo a finire. Parliamo di Napoli, parliamo di cultura, parliamo di tradizione, parliamo di musica napoletana moderna, attraversiamo tutti i periodi storici. Ci divertiamo da morire perché Napoli rimane e resterà per sempre la vera tradizione italiana.